grande uomo e un grande maestro. Intere generazioni di magistrati, me compreso, sono cresciute grazie ai suoi insegnamenti. Rileggere ogni tanto le cose che Enzo ha scritto e che ci ha lasciato e soprattutto cercare di mantenere la sua vivacità, la sua curiosità, il suo modo, diciamo, di fare questo lavoro, sono cose che noi cerchiamo, insomma, di portare avanti ogni giorno. Magari sicuramente non siamo alla sua altezza, ecco, però insomma cerchiamo di mantenere l'impegno che lui ci ha insegnato. Enzo Maria Albano, un magistrato che si è distinto per il forte impegno contro la criminalità organizzata, scomparso poco più di un anno fa, è stato ricordato questa mattina a Napoli nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova, con un'iniziativa voluta dal Comune di Napoli ed intitolata In direzione ostinata e contraria, diritti, politica e giustizia sociale, alla quale hanno partecipato anche i suoi familiari, oltre a colleghi, giornalisti ed associazioni. Ne è emersa la figura umana e professionale schierata sempre dalla parte dei più deboli, interprete del diritto sempre in modo costituzionalmente orientato e mai in modo burocratico o conformista. Era un grande amico, un intellettuale, un magistrato, un pensatore, veramente una figura di altissimo profilo che ho conosciuto appena sono entrato in magistratura, e quindi è giusto, è un patrimonio, era ed è un patrimonio della nostra città, della cultura del diritto, del garantismo, dell'umanità, della solidarietà, quindi un grande magistrato ed è giusto che il Comune di Napoli dia una testimonianza di tutto questo attraverso la città e attraverso il sindaco. Un personaggio ribelle, autonomo e indipendente, una bellissima figura e sono commosso e, diciamo, in certi versi anche contento di ricordarlo così, perché in modo che non si perda la memoria di quello che è stato Enzo, soprattutto per i magistrati, soprattutto un messaggio forte per i magistrati e per i giovani che vogliono fare questo mestiere straordinario.